Un Lido non più impraticabile per una pioggia poco più che intensa, mai più scene di guado cittadino manco fossimo nella foresta pluviale amazzonica. Stop anche alle sferzanti battute del tipo piove per il Lido, il vaporetto parte alle 19 o cose simili, nelle quali i sarcastici buontemponi della rete hanno dato sempre il meglio di loro. Un lavoro infrastrutturale imponente sta per essere varato e che dovrebbe mettere la parola fine sulla madre di tutti i problemi fanesi e la cui memoria si perde negli anni. Questo intervento, il problema viene risolto completamente, è un intervento importante su cui ci siamo spesi, l'abbiamo cercato con determinazione, è un intervento che richiederà anche tempo, però ecco, veramente è un'altra risposta che questa amministrazione sta dando alla città, dimostrando che non facciamo chiacchiere ma facciamo tanti interventi e stiamo mantenendo fede a quelli che sono gli impegni che ci eravamo assunti, anzi ne stiamo portando a termine molti di più. Lavori che abbracceranno anche un lasso di tempo importante, ma che dovrà tenere conto della vocazione turistica del luogo e non penalizzare tutte le attività estive. L'impegno che ci prendiamo è quello ovviamente di sospendere i lavori durante il periodo estivo. E se tutto va bene, quindi inizieremo diciamo prima dell'arrivo dell'estate per poi finirlo successivamente, quindi a settembre-ottobre, quando effettivamente anche la necessità, insomma, di avere le strade libere dovrebbe essere minore. Ecco, il nostro obiettivo è fare in modo che nessuno si accorga del disagio, ma tutti si accorgono del prodotto, ovvero finalmente mai più allagamenti al Lido.